Professor Lebre, secondo uno studio del Censis di Confcooperative ci sono circa 2,1 milioni di famiglie a rischio di povertà assoluta. Beh, è vero anche perché in effetti noi dobbiamo tenere presente che in effetti molte persone hanno un lavoro per così dire precario, quindi praticamente ecco proprio durante il lockdown in effetti loro non hanno potuto neanche continuare a lavorare nella loro precarietà. Ovviamente come tutti sanno l'economia in ripresa molto molto lenta, siamo ad un PIL tra le altre cose nel 2020 a meno circa l'11% in Italia, in Europa siamo intorno all'8%, per non parlare poi purtroppo come al solito ovviamente del sud, dove questi numeri sono naturalmente molto più accentuati. E proprio a questo proposito dobbiamo dire che in effetti la statistica, quindi la ricerca di cooperative ci dice che in effetti il 44% di questi potenziali poveri naturalmente si annida, naturalmente nel senso negativo, si annida al sud. Ovviamente la situazione, diciamo, abbastanza deflagrante non è cambiata rispetto a quello che era il dato del pre-Covid. Il problema è che per adesso, o almeno per adesso, non ci sono misure che riescano a colmare questo gap in maniera particolare anche per quanto riguarda il Mezzogiorno per le persone povere. Beh, diciamo che noi in primo luogo ci dovremmo preoccupare, poi in generale, al di là del pre-Covid o post-Covid, in effetti di dare poi un lavoro certo, duraturo per sempre, oserei dire, a queste persone, perché poi ne va dell'interesse di tutti quanti noi e quindi anche della nostra economia. Per cui naturalmente, ecco, ancora una volta noi dobbiamo dire che il governo deve tenere conto che la centralità della nostra economia passa ovviamente attraverso le imprese. Sono esse che pagano le tasse, sono esse che creano ricchezze, sono esse che creano lavoro.